l'associazione Parco Culturale è dal 2016 che sta facendo dei workshop di formazione. Sono dei workshop che a tutti gli effetti sono dei veri cantieri di costruzione, quindi i ragazzi hanno la possibilità di sperimentare sul campo le tecniche tradizionali di costruzione, poi funzionali al restauro, quindi del patrimonio costruito locale. In particolare noi ci siamo focalizzati sui chabot, che sono queste piccole casette che una volta erano funzionali al lavoro dei campi, quindi erano dei rifugi, venivano utilizzati dai contadini appunto mentre lavoravano i campi. Adesso noi ci immaginiamo potrebbero diventare delle piccole unità abitative per ospitare un nuovo tipo di turismo, un turismo appunto sensibile alle bellezze del paesaggio che cerchiamo di recuperare e mantenere il più possibile. Diciamo che il prossimo step sarà anche quello di passare al digitale, quindi i nostri corsi verranno filmati per aumentare, diciamo, la nostra audience, il numero di persone che potranno seguirci. Crediamo assolutamente nel valore manuale, nella pratica del fare, del costruire, però capiamo che anche il divulgare è molto importante e dare la possibilità di capire il valore di queste azioni e di diffonderle in più posti possibili, anche lontani da qua.